Buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Lecce News 24. Come sempre apriamo con la cronaca. Amara sorpresa per i titolari della gioielleria Riflessi d'Oro a Surbo, il locale che sorge in Largo Vittoria. Agendo indisturbati con il favore della notte, alcuni malviventi si sono introdotti nella rivendita di preziosi, qui con dinamiche ancora tutte da chiarire. Hanno fatto incetta di ori e preziosi, scaffali e cassetti vuoti davanti agli occhi dei proprietari questa mattina, ed è subito scattato l'allarme. Ad arrivare sul posto e da il via alle indagini i carabinieri di Lecce, che nell'immediato hanno preso atto di quanto accaduto. Ad offrire maggiori dettagli su chi ha agito e come saranno le telecamere installate all'esterno del locale. Ad essere stata forzata, a quanto pare, è stata la porta d'ingresso attraverso cui i ladri si sono introdotti per portare a compimento l'azione criminosa. E proseguiamo con lo sciopero dei bancari in concomitanza con le manifestazioni che si stanno tenendo in tutta Italia, a Palermo, Roma, Ravenna e Milano. Anche a Lecce si è tenuto un presidio unitario in occasione dello sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del credito. CGIL, CISL e UIL Lecce sono al fianco dei sindacati della categoria del credito per affermare la rilevanza sociale di questa vertenza, che non riguarda solo un rinnovo contrattuale, ma più in generale il ruolo delle banche e del credito nel nostro paese. Riteniamo importante che anche l'opinione pubblica partecipi e sostenga questa battaglia per la difesa del lavoro e per un nuovo modello di fare banca che ritorni al servizio delle famiglie, delle piccole e medie imprese, per lo sviluppo e il rilancio dell'economia del territorio. Con queste parole la segretaria di Fisa alla CGIL Lecce, Paola Boccardo, ha spiegato i motivi della manifestazione. Concludiamo con lo sport e con gli allenamenti dei giallorossi in vista della sfida di sabato contro la Regina. Nella giornata di ieri i salentini sono stati impegnati in un singolo allenamento al Via del Mare, assente Martinez a causa di uno stato influenzale. Hanno lavorato invece in differenziato Dumbia e Miccoli. Questa mattina la rifinitura, poi la diramazione dei convocati e partenza per Reggio Calabria. Il nostro video giornale termina qui, arrivederci, a domani.